Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo al Liceo Scientifico Torricelli. Oggi si parla di festival e quindi andiamo a sentire un pochino le opinioni dei ragazzi, dei rappresentanti, magari anche del preside. Vediamo com'è l'atmosfera per questo festival del 2015. Adesso siamo dentro al Liceo Scientifico Torricelli e stiamo a parlare con Alessandro, uno dei due rappresentanti. Allora, l'anno scorso avete vinto, com'è andata? Beh, l'anno scorso diciamo il distacco è stato grande sulle altre scuole perché siamo riusciti a organizzare una manifestazione davvero fatta bene. La collaborazione diciamo tra tutti gli studenti della nostra scuola è stata veramente prolifica e quindi siamo riusciti a ottenere la vittoria con un distacco di più di 200 punti sulla seconda scuola, insomma. La seconda scuola che era, ricordiamola? Il Liceo Artistico Pascoli. Che è uno dei vostri concorrenti più grandi. Assieme ovviamente al Carducci, che la cui concorrenza diciamo dura da più anni, però che l'anno scorso non ha fatto bene magari come aveva fatto gli anni scorsi. Pensi che replicherete quest'anno? Dacci qualche anticipazione. Beh, diciamo che l'intento è quello. L'intento ovviamente di portare a casa la vittoria. Sarebbe il quarto anno di fila quest'anno in cui vinciamo il festival. Che vuol dire che ovviamente l'obiettivo è quello a cui puntiamo ed è quello che speriamo di riuscire ad ottenere. I ragazzi partecipano come gli altri anni, sono sempre entusiasti, sempre felici? Sì, poi quest'anno in maniera particolare, specialmente i ragazzi di prima e di seconda ci stanno dando un grande apporto ed è una cosa molto positiva perché è un apporto diciamo sia per il presente ma per il futuro soprattutto, perché è vero che diciamo lo zoccolo duro solitamente è sempre delle persone di quinta, ma a dire la verità quest'anno quelli di prima e di seconda ci danno davvero una grande mano. Certamente avere l'appoggio delle classi inferiori è una grandissima mano, ma parliamo adesso con il secondo rappresentante invece, che è Tommaso. Ciao Tommaso. Allora, raccontaci qualche vostro punto di forza, qualcosa che sapete che insomma farà la pelle agli altri. Beh, senza entrare troppo nei dettagli che poi iniziamo a rivelare cose che è meglio non rivelare, diciamo che penso che per vincere un festival, ma soprattutto lo spirito della competizione, la cosa fondamentale è senz'altro lo spirito di squadra, quindi nel momento in cui tutti danno il massimo, nel momento in cui tutti fanno al meglio quello che da qualsiasi categoria facciano, penso che l'unione faccia la forza, come si dice, sembra una cosa banale ma il festival lo è particolarmente, quindi bene se ci sono dei singoli particolarmente dotati, particolarmente bravi, però alla fine è veramente l'unione che fa la forza, quindi anche quest'anno possiamo dire che contiamo su un bel gruppo e anche la cosa bella del festival è questo. Il gruppo che si forma e la scuola intesa non solo come appunto essere a scuola e studiare, ma come poi festival studentesco, quindi il ritrovo extrascolastico per fare quello che piace. E invece una categoria che dite magari se non c'era è meglio, ci sarà sicuramente, non far finta di niente. La dico? Ma diciamo che penso che per tutte le scuole quest'anno sia una bella sfida il contest di danza, che consiste in una sfida improvvisata di danza, però diciamo è una sfida proprio nuova, quindi vediamo come va, però noi abbiamo delle gran brave ballerine. Ok, adesso un pronostico così, oltre al fatto che vincete, perché so che me lo dirai, fammi una classifica dei primi tre in anteprima con 3-4 mesi di anticipo. Oddio. Primo posto Liceo Scientifico Torricelli, secondo me Carducci quest'anno, terzo Pascoli, quarto Renero. Adesso in chiusura un brevissimo messaggio alle altre scuole, mi guardi in camera e dici qualcosa alle altre scuole. Per batterci dovete fare qualcosa in più degli anni scorsi. Adesso siamo qua invece in palestra con la professoressa Sturaro, che sappiamo essere una grande fan del festival studentesco. Assolutamente sì, anche perché sono stata una partecipante del festival studentesco, di conseguenza tifo liceo scientifico sempre. E l'anno scorso avete vinto, dice che quest'anno si replica? Vabbè, assolutamente, cioè io spingo perché i ragazzi riescano a vincere, infatti noi tutta la parte sportiva la curiamo in maniera particolare perché i punti lì li prendiamo, siamo forti, di conseguenza ci teniamo in maniera particolare. Sì.
E lei è una di quelle professoresse che sta sugli spalti durante il festival o sente gli spoiler da casa? No, sento gli spoiler da casa perché molto spesso ho da fare, famiglie, impegni anche fuori dalla scuola, per cui però diciamo la vivo qui a scuola le mattinate. Mi seguo i ragazzi in modo tale che facciano in modo di riuscire a fare il meglio quando sono poi sugli spalti. Ogni tanto se mi capita sono anche andata comunque. Benissimo, allora lanciamo un messaggio ai suoi studenti, un in bocca al lupo? Ragazzi, forza Torri! Torri in cielo!